Abbiamo realizzato questa stanza particolare, questo luogo d'ascolto, perché è utilissimo per tutti noi per affrontare la tematica del contrasto alla violenza contro le donne. Siamo qui con i colleghi, io sono il dirigente della divisione anticrimine, c'è il mio collega Francesco Pino che è il dirigente della squadra Volanti e la dottoressa Tassoni che è il dirigente della squadra Mobile. Siamo qui in tre per dirvi che noi siamo una squadra compatta che a vario titolo lavora per il contrasto di questo fenomeno. Noi come anticrimine ci occupiamo di prevenzione, quindi alle prime percosse, ai primi atti vessatori interveniamo immediatamente perché vogliamo assolutamente generare consapevolezza sulla gravità dei fatti che sono avvenuti. E abbiamo la possibilità con un atto di prevenzione amministrativo del questore che si chiama ammonimento, che ha anche determinate conseguenze, di poter immediatamente fermare l'aggressore, il maltrattante e generare in lui assolutamente la consapevolezza, far capire che la polizia sa, dopo delle indagini che noi chiaramente eseguiamo. Per finire, volevo dire una cosa, poi lascio la parola ai colleghi, perché vi ripeto, noi ci occupiamo di prevenzione, loro delle volanti si occupano del primo intervento e la mobile si occupa delle indagini. Come volevo dire un'ultima cosa, ci teniamo talmente tanto al contrasto, della violenza contro le donne che già a marzo, in pieno periodo Covid, non abbiamo dato risalto, avevamo stipulato un protocollo con la cooperativa Doria Anglei, che a capo c'è la dottoressa Nocerino con il suo staff di psicologi, dove noi inviamo i maltrattanti perché abbiamo lo scopo del recupero di questi personaggi al fine di interrompere la catena di atti vessatori e di violenze che possono perpetrare in futuro. Ci puoi dare qualche numero? Sì, voi vedete i numeri adesso, ve li abbiamo dati, li potete commentare, troviamo dei numeri in crescita per la prevenzione. Immaginate che noi avevamo fatto 34 ammonimenti lo scorso anno, durante il 2019, solo nel 2020 fino ad oggi siamo già arrivati a 34 e abbiamo già casi in trezione. Quindi vedete come il fenomeno effettivamente è in crescita e benché se ne parli, purtroppo ci dà tanto lavoro. Però se questa stanza può essere un input per dire alle donne rivolgetevi a noi senza problemi, avete anche un posto carino, tranquillo e sicuro dove venite accolte e vi ascoltiamo con tranquillità, abbiamo appunto uno staff specializzato nei vari uffici che fa questo, magari se questa è l'occasione sono molto contenta di farlo. Perfetto. Mentale è che la donna maltrattata, anche se fa parte di classi, diciamo, economiche elevate, non si vergogni a denunciare quello che sta subendo e in modo da poter interrompere questa violenza che non merita. Le volanti si occupano del primo intervento. Spesso ci troviamo come dire, di fronte a dei contesti particolarmente difficili, complessi, anche difficili come dire, da penetrare sin da subito. Tuttavia, sempre più come dire, specializzato l'intervento che facciamo noi, anche grazie, mi viene da pensare, al protocollo EVA, arriviamo sul posto già con un bacino di informazioni che ci consentono di intervenire in maniera diciamo, consapevole e in sicurezza rispetto quindi all'intervento che andiamo ad affrontare. E mi viene da dire, quello che dico sempre anche ai miei uomini, è quello di non fermarsi chiaramente alle apparenze. In quanto spesso quando arriviamo magari la situazione si è tranquillizzata, si è calmata, tuttavia la donna, nel momento in cui comunque la vittima del reato, se è allontanata da quel contesto criminoso, delittuoso, in cui comunque non si sente, sicuramente si sente vessata, allora sarà pronta sicuramente a confidare già a noi. Delle, diciamo, delle violenze spesso purtroppo che durano da parecchio tempo. Quindi sicuramente il luogo, la stanza che è stata creata qui in questura favorirà ancora di più un'apertura della donna, della vittima di questi reati.